Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Prima di tutto, ciao Diego. Ciao Diego. Forse non siamo ancora in grado di poter apprendere ciò che è successo e quindi ragazzi è veramente un duro colpo per tutti. Detto questo ragazzi, siamo tornati col FUT, da titolo FUT, stagioni e Chelsea-Tottenham, almeno dovrebbe essere, sì. E ragazzi, mi scuso se questa settimana ho paccato il pronostico di Udinese-Fiorentina e di Lille-Milan, perché sono veramente pieno di cose da fare, sebbene sia in lockdown, ma come annunciato nel video del Fantacalcio della giornata 8, dovrei entrare in una band molto importante, di livello quasi nazionale, e sono dietro a studiarmi i pezzi a giornate intere, quindi chiedo veramente venia. Detto questo ragazzi, niente, ho preso il paravento giallo per questo microfono e direi che si può cominciare con Division Rivals di questa settimana. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Allora, intanto, nuovo acquisto con i premi da Rivals di questa settimana, che non ho giocato tantissimo, ho fatto livello 4, fatto un cazzo. Hakimi 85, che prende il posto di Kayekon, almeno c'è un po' più di velocità. 88-95. Tanto che fa il matchmaking, chiudo la porta. Intanto voglio fare una denuncia all'Apple, perché veramente fa i caricabatterie di merda. Chi ha l'iPhone lo sa. Ha un anno, è morto. Mi è toccato spendere 35 euro più 4 di spedizione su Euronics.it per ordinarlo nuovo. Ok, questo è un 82, io ho un 84. A regola dovremmo essere favoriti, però non sappiamo mai cosa succede. Si gioca in casa sua. Ok, c'è lo stadio così sviluppato, quindi è uno che gioca. Io ho modificato un po' le tattiche per vedere se riuscivamo a combinare qualcosa. Vediamo. Vai Ricic verso Zlatan. Vabbè, dai. Ok. No, Adama Traoré, no. Adama Traoré, no. Cosa succede? Io, una volta c'era Gelson Martins, poi Saint-Maximin, se non vado errato, ora il bug si chiama Adama Traoré. Ok. Allora ragazzi, cioè, è un 79, cioè non è che sia un 90. Tanto perché tiro sempre in posizioni così scomode? Vai Quadrado, buttalo giù, buttalo giù. No, no, non mi dire che ti dà il giallo. Ah, ok. No, cioè, veramente. Cazzo duro Chiellini. Oh, un movimento intelligente. Doveva servire Hakimi per fare un movimento così, doveva far servire Ilicic per fare una merdata del genere. Insigne, tenia lì, tenia lì. Guarda Zlatan, guarda Zlatan, guarda Zlatan. Bravo Chiellini, ragazzi. Per ora le sta prendendo tutte, per ora, ma tanto so che non andrà a finire bene così. Hakimi! Battuto. Balla fuori per Insigne. Si è perso Hakimi! Noto nella stessa direzione del difensore quando stavo totalmente andando dall'altra parte. Ho cambiato direzione nella direzione in cui si è buttato il difensore, sono proprio scemo. Bravo Szczęsny, non se lo merita il vantaggio, non se lo merita, non se lo meritano il vantaggio. Hakimi no, eh. Ilicic. Ah. Ma cazzo fa a difendere così? Ancora Ilicic! Josip! 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 Cazzo duro, Josip! Oh, che bella sensazione. Ma tanto la perderemo, quindi 1-0. Ho dovuto sputare l'anima per fare questo gol. Ho dovuto sputare l'anima.
Arthur, lo ripeto, sei la vergogna di questa squadra. L'ho detto 44 volte nel video scorso e non mi pento assolutamente di averlo fatto. Non mi pento assolutamente di aver detto che sei la vergogna di questa squadra. Mi ci fossi pulito il culo con i soldi che ho speso per te. Mi ci fossi pulito il culo. E niente, contropiede. Arthur che fa veramente schifo, schifo, ma schifo, signori. Beh, lo facciamo finire sto primo tempo, grazie. Meno mi faccio di 30 secondi, dovrei prendo fiato. 4 tiri in porta, 2, beh, è ovvio, no? Che si fanno sempre più tiri in porta noi, ma dai, prendiamo nel culo, siamo sempre noi. Tranquilli. Tranquilli, non si fa la partita, gli altri vincono. C'è uno scambio alla pari, no? Noi facciamo la partita e gli altri vincono. Senti, fammi giocare me, tanto vinci. Ormai è una frase di vita. Ci farò le magliette. Lasciami giocare. Che tanto vinci tu. No. 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 Ma no. Ma così no. Ma così no. Ma così no. Ma porca Madonna, ma così no. Che cazzo. Ma che cazzo, ma non esiste fare la partita e prenderla nel culo. Ma sempre, ancora Arthur a fare cappellate. Vai Osip. E vabbè, adesso ha cominciato a parare, signori, è finita. Contropiede 3-1. Contropiede 3-1. Sì, contropiede 3-1. A me contropiedi mai. Mai. Io non posso mai fare un contropiede. Mai. Ma come cazzo fa a schierare la difesa così? Io mi becco sempre i buchi mi becco in difesa. Vabbè, Adama Traoré fa tutto, capito? Un 79 che fa da 90. Guarda lì, sempre corti ci arriviamo. Sempre in inferiorità numerica in difesa. Vai Ibra. La tua lentezza, Madonna, si fa rubare palla da Ogbon. Non ho parole. Ovviamente, inferiorità numerica e non c'è nessuno che si inserisce. E Mertens Insigne si allontana dalla palla pur di non prenderla. Assurdo. Cioè, voi non potete capire cosa sto patendo io in questo momento. E ancora Ibra che si fa rubare palla da Ogbonna. Se avete intenzione di comprare Ibrahimovic nel vostro foot, non lo fate, cioè, ma ve lo vieto, perché poi non voglio ricoveri in psichiatria, non... Ecco, no, vabbè, mi fai mettere Morata, perché tanto, cioè, qua la baracca non si salva. Prima per gli Hakimi, uno schifo totale, la prima partita di Hakimi. Ci avessi preso Immobile con quei soldi. Diciamo essere una volta in... Ma cazzo! Ma cagli con! Tanto se la fai più lunga, è troppo lunga. La fai più corta, è troppo corta. Che cazzo devo fare? Spiegamelo! Insegna almeno te, niente! Continuiamo a tirare e non fare gol, tanto... Ormai è prassi, continuiamo a tirare e a non fare gol. Fuori gioco, ma vaffanculo. Ma sei veramente ridicolo. Fuori gioco? No, gol, vabbè, dai. Cioè, ma io... Cioè, abbiamo avuto bisogno di un errore difensivo per fare gol. Ma ci rendiamo conto di come stiamo messi veramente male? Mentre adesso la palla che non si recupererà più. Neanche,
neanche scivolando! Neanche scivolando! Neanche scivolando! Neanche scivolando si recupera la palla! Neanche scivolando! Kick off glitch! Signori, neanche scivolando si recupera la palla! Nemmeno così! Nemmeno così! Ma io che cazzo devo fare? Questi qua che me la tolgono come se niente fosse, buona che la leva Ibra di fisico! Ma roba dell'altro mondo! Roba dell'altro mondo! Roba dell'altro mondo! Ma chiedi i soldi indietro, ma non esiste! Ancora Ogbonna! Sì, vabbè! No! Guarda qua che contropiedi splendidi che fanno sti stronzi! Guarda che contropiedi splendidi che fanno! E io l'ho nel culo! E l'ho nel culo! Adesso anche Chiellini si è messo a fare cappellate! E l'ho nel culo! Almeno il gol della bandiera! No, perché Morata fa cacare! Morata fa cacare! Dai! Lanciala che tanto la va fuori! O almeno fischia! Dai! Chi cazzo è che mi chiama ora? Che cazzo vogliono? Ma non ho parole! Pronto? Non è anche riattaccato, ma vaffanculo! No, non esiste. Cioè, ora guardiamo i tiri in porta. Cioè, guardiamo un attimo i tiri in porta. 8 tiri in porta, 5, ma tutte. Sto facendo una serie di partite tutte uguali. Tutte fottutamente uguali. Tutte fottutamente uguali. Tutte, mi mandi in divisione 10, almeno posso fare qualcosa, per favore, ti prego, mandami in divisione 10, almeno riesco a fare qualche partita senza veramente dover buttare giù tutto, ma ti prego, andiamo a fare le stagioni, come promesso da titolo, indietro, non vi voglio vedere, vi ripiglio mano domani, ma andate a lavorare, ma... Anche gli obiettivi, ma che cazzo vogliono? Dai, ok, dammi sto pacchetto di merda, dammelo su, che tanto troverò Gabbiadini un'altra volta, dammi sto pacchetto di merda, forza. Giocatori Oro Premium, vediamo chi cazzo troviamo, dai. Dai, forza, vediamo la merda più totale. È bello che guardo anche lo spacchettamento pensando che ci sia qualcuno. Beh, c'è Asensio, ma io non me ne faccio un cazzo perché Asensio non ho la liga. Cioè, tu mi avessi dato un 82 della Serie A, avrei detto, ma almeno lo porto in panchina. Due giocatori. Beh, dai, lasciamo. Ma io mi chiedo che cazzo mi dai a fare se mi devi dare ste merde qua? Che cazzo mi dai a fare? Dai, fammi ridere. Suarez, quello scarso, non dammi quello forte. Che poi non li posso neanche scartare perché non mi danno nessun soldo. Cioè, ma a questo punto, cioè, se mi devi dare questi giocatori, risparmiateli. Ma ci guadagni te che ti sputtano su YouTube, dai, davvero. Vabbè, andiamo alle stagioni e vediamo se almeno qui riusciamo a fare meno schifo di là. Gioca partita. Ok, questo Napoli col 4-4-2. Almeno da sfruttare la velocità di Mertens e di Osimhen. Dato che comunque il matchmaking dovrebbe essere di squadre simili, hanno avuto la brillantissima idea nell'ultima partita di darmi la Juventus contro. Squadre simili, quindi stessi overall di attacco, centrocampo e difesa. Ma tanto dopo aver perso una partita e averla dominata, arriverà un'altra partita che perderemo dominando. E poi arriverà anche Chelsea-Tottenham, dove perderemo dominando. Vediamo chi ci hanno dato contro. Marsiglia? Dallo stadio, mi pare. Tottenham! Oh! Ragionaci tu con Son, Bale e Kane. Oh, che bello.
non male squadre simili, signori, squadre simili. E soprattutto Lloris. Vai, fai di meno il fenomeno. Fai di meno il fenomeno, vai. Fai di meno il fenomeno. E Osimhen che non taglia, ovviamente. Osimhen non taglia. Non taglia Osimhen. No, rimane lì impalato. Rimane lì impalato, signori. Rimane lì impalato Osimhen. Non è che prova a inserirsi come tutti contro di me sono così bravi di fare. No, Osimhen rimane impalato davanti a tutta la difesa del Tottenham schierata. Ma ci stiamo prendendo per il culo. Ci stiamo prendendo per il culo. Vai Lozano, vai Lozano. Guarda Osimhen. Cosa ti aspettavi? Un gol? Ehi. Vai Insigne. Mettila nel mezzo. Tanto non c'è un cazzo di nessuno. Quindi la metti fuori. A Bakayoko. A Mertens. A Mertens, girati. Metti a di sinistro. Driss Mertens. Oh. Signori, signori, anche qua ho dovuto passare la palla 45.000 volte per poter fare un gol. Chi si inserisce? Chi si inserisce? Chi si inserisce? Nessuno, fuori gioco. Oh, che bello, che bello, che bello, signori. Tutto questo perché Bakayoko è punta? Bravo Bakayoko, bravo Bakayoko. Lo fa una volta ma non lo fa due volte, eh? Eccezionale minchiata. No, Lucas Moura lo soffriamo tantissimo. Lucas Moura lo soffriamo tantissimo. Bravo Spina. Ma Insigne! Lorenzo Insigne! 2-0. Ragazzi, io gli inserimenti non esistono. Cioè, avete presente i negazionisti del Covid? Il Covid non esiste, bene, non esistono gli inserimenti, esistono solo se ce li hai contro. Da noi ragazzi un inserimento, mai, mai. Devo sempre fare possesso palla e aspettare il buco difensivo. Allora mi raccomando fammela perdere, tanto lo so che sei capace di farlo, tranquillamente. Sì, ma una volta che la prendi, dalla via, dalla via, dalla via, dalla via, dalla via. Perché poi quando mi recuperano a me, la recuperano due volte e la danno via. Dai Bakayoko punta, sorprendimi, sorprendimi, sorprendimi. Bravo, bravo, bravo. Guarda Insigne, gol della merda. Tanto me hanno fatti 54, adesso è il mio turno. Adesso è il mio cazzo di turno. Lorenzo Insigne, 3-0. Oh, adesso è il mio cazzo di turno, se permettete. Grande Lozano, grande Lozano, grande Lozano, grande Lozano, grande Lozano, grande Lozano, grandissimo. Vai, lancia rete Mertens, lancia rete Mertens, lancia rete Ciro! Mertens! E ora questo qua quitta, e ora questo qua quitta, e ora questo qua quitta. No, non quitta. No, ci prova ancora. Tanto ormai sappiamo che FIFA è capace di farci di tutto, quindi... Ha chiesto la pausa. Lozano, 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 non c'è un cazzo di nessuno come sempre. Non c'è un cazzo di nessuno come sempre. I miei che si fanno le galoppate cost to cost e poi per non trovare nessuno deve fare tutto da soli. Oddio, sono in velocità, no, sono in velocità, no, sono in velocità, no, sono in velocità, no. Ma il quit fa qualcosa, ma il quit fa qualcosa, ma il quit fa qualcosa, ma il quit fa qualcosa. Non lo fa nemmeno Koulibaly, non lo fa nemmeno Koulibaly, non lo fa nemmeno Koulibaly, che si perde Kane. E sì, e ce la mette nel culo perché ora si perde. Ce la mette nel culo perché ora si perde. Dai, su. Stupiscimi, cioè chiedi la pausa e rientri subito, ma te c'hai... C'è proprio le scimmie che ti battono i piattini nel cervello. Chiedi la pausa anche a tempo scaduto. Ma il cervello c'è veramente gli spifferi d'aria. Mi vuoi far vedere il filmato? Tanto sto vincendo io. Ancora per poco, ma sto vincendo io. Dai, forza, forza. Veramente ti importa? Non ne parliamo, non ne parliamo, 5-2, però almeno una volta che FIFA premia la meritocrazia.
premia la meritocrazia, premia chi? Ayobo vince meritatamente, perché chi fa più tiri in porta dovrebbe vincere. Vabbè, ora non sempre, se no una cosa veramente diventerebbe monotona. Ma 8 volte su 10? Invece no. No. 9. Lozano verso Bakayoko e ancora una volta si arriva in area per incontrare nessuno. Mertens, vai Osimhen, rubala. Se la passa da solo Mertens, ormai sta facendo tutto da solo. È Mertens contro il Tottenham. L'abbiamo capito. Dato che veniamo da una mezza brutta esperienza col Tottenham e chi segue il mio canale l'ha ben visto in multiplayer, non ero da solo in quel video. Vi spoilerò che non ero da solo per chi non l'ha visto. E non ero neanche online. Bravo, bravo Mertens! Tripletta di Ciro Mertens. Tripletta di Ciro Mertens. Tripletta di Ciro Mertens. Dai, vediamo se hai il coraggio di continuare a giocare. Dai, dai, dai. Vediamo se hai il coraggio di continuare a giocare. Beh, ce l'ho avuto io prima. Ce l'avrai tu anche adesso. Dai, kickoff glitch, kickoff glitch, kickoff glitch. Grande, grande Koulibaly, ma Koulibaly, Koulibaly, ma che cazzo fai? Cioè, neanche in stagioni riesci a fare una cosa decente in difesa? Bakayoko punta. Osimhen. Osimhen! Osimhen. 6 a 1. 6 a 1, signori. Le partite dove domino dovrebbero finire così. E invece no! E invece no! E invece no! Invece no, trovo che Parizabala che para tutto. E Cesi che non para un cazzo. E contropiedi su contropiedi. Dai Bakayoko punta. Fatti vedere Mertens. Fatti vedere Mertens. Un gol di Bakayoko punta se lo merita. Ma no, perché noi abbiamo Mertens. 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 Oh. Sto cominciando a divertirmi poco. Devo essere sincero. Sto cominciando a divertirmi veramente poco. Almeno, a parte l'occasione di Kane prima. Cioè, avete notato da soli che comunque lui in questa partita non ha fatto un cazzo. Quindi, al suo posto, accetterei tranquillamente una sconfitta del genere. Ma invece no, invece no, invece no, perché a volte io domino, 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 domino. Invece poi l'abbiamo nel culo. Ormai penso che abbia smesso di giocare perché lo sto... veramente riempendo di gol. Dai, dai Bakayoko punta. Vabbè, okay, questa ci sta. Niente, Koulibaly sempre in ritardo e mai sul pezzo. Bakayoko punta, Bakayoko punta, Bakayoko punta, no, Bakayoko punta. Bakayoko punta, no, volevo il gol di Bakayoko punta. Bakayoko punta, Bakayoko punta, Bakayoko punta, io rissi in angolo. Mettiamo Milik per Bakayoko punta. Vediamo se riusciamo a... Ragazzi, se fa gol Milik, è finita. È finita davvero. Ora non lo fa perché va a battere il calcio d'angolo. Ospina! Ma sveglia! Sveglia! Sveglia, Ospina! Dai, non è difficile. Kane, gol. Marcature che funzionano tantissimo, eh. Madonna, ragazzi. Ma insulti pure, ma non ti vergogni, non ti vergogni, ne hai presi 8 per ora. No, vabbè, non penso che ne farò altri, anche perché ho smesso di giocare seriamente anch'io. Osimhen recupera questa palla ugualmente. Osimhen, 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 e sono 9, sono 9, signori. E sono 9, che palla che ha perso in difesa. Ragazzi, Osimhen è una mina. Una mina, giuro, una mina. Una mina vagante. Minchia, minchia, Osimhen. Uè, uè, uè. No, potevo fare ancora il gol della merda e veramente sotterrarlo. No, me ne pento, me ne pento, me ne pento. E ora se prendo gol sul contropiede mi sta anche bene. Ultima azione, ultima azione. Voglio il gol di Milik punta, voglio il gol di Milik.
Questo è giallo. No, non è giallo per la Dead Variant. Signori, se fa con l'insegna faccio elicottero con l'uccello. Sì, vabbè, credici. Vabbè. 9-2. Potevo fare il gol della merda. No, potevo andare a doppia cifra. Direi che più di così ha fatto più inserimenti il Napoli in questa partita che la mia squadra di foot in tutte le partite che ho fatto registrate. E no, anche perché registrate, ne ho registrate 4, quindi mancano tutte quelle che non ho registrato. E da un lato dico per fortuna, mi hanno promosso, dai. 16 tiri in porta, almeno partita aumentata. Cioè, ma io sono, voglio essere onesto, no? Prima di passare al pronostico di Chelsea Tottenham, voglio essere un secondo onesto. Se io perdessi così come ha perso lui una partita dove vengo dominato dall'inizio alla fine, ci sto, Dio, cazzo, questo qua è forte, mi ha fatto il culo, ci sto. Cioè, anch'io incontro, come adesso, persone dove gli faccio il culo e stravinco. Ma il problema è vincere, anzi è perdere dominando. Cioè, succede anche nella realtà tantissime partite. Guardate per esempio Inter-Parma, 2-2. Inter fa una marea di tiri in porta, una marea di occasioni. Vabbè, che c'era anche un rigore che non gli hanno dato. Ma signori, cioè, succede anche nella vita reale, ma succede una volta ogni quanto. Milan-Roma 3-3, Milan domina, Roma pareggio. A parte che era un pareggio, tutti e due erano pareggi, ma Napoli e Zeta Alkmaar, Napoli domina, 16 tiri in porta, anche loro perdono 1-0. Ma quante volte succede? Una ogni quante. Qua succede tutte le partite. Cioè, dopo un po' diventa anche noioso per chi lo subisce. Comprendetemi, veramente, comprendetemi seriamente. Dopo un po' diventa noioso, diventa monotono e ti fa perdere anche l'interesse. Davvero. Comunque, adesso passiamo alla terza. Siamo arrivati alla terza partita. Chelsea-Tottenham, che si giocherà in Premier League domenica. Ragazzi, è la seconda volta che porto il Tottenham. Anzi, la terza. Questa stagione l'ho portato contro il United, l'ho portato contro il City. E adesso contro il Chelsea. Ragazzi, poi nel prossimo episodio, che bello però col tramonto così, ci sarà anche Milan-Fiorentina. Tanto con il Stamford Bridge. E tutte le volte che avvio il calcio di inizio mi dimentico che non so perché mi mette comandi alternativi o due tasti, non so cosa mi metta. Amareggiato molto della prima sconfitta contro, tanto Tottenham che è secondo, Chelsea che è quinto. Tanto qua c'è già la classifica. Ha maneggiato assolutamente, ragazzi, la prima sconfitta, la prima partita che al posto suo, lo giuro, al posto suo avrei stravinto. Anzi, scusate, straperso. Al posto suo, Chelsea in campo con Mendy in porta, Reece James, Thiago Silva, Kurt Zuma e Ben Chilwell in difesa. Golo Kanté, Jorginho 2 centrocampo, trequartisti Pulisic, Kai Havertz e Mason Mount. Davanti Timo Werner, Panchinari, Giroud, Abraham, Hudson-Odoi, Ziyech, Kovacic, Azpilicueta e Kepa Arrizabalaga. Fatta molto bene questa Premier League, signori, cioè, veramente tanto di cappello. Formazione del Tottenham, Lloris in porta, per forza. Doherty, Alderweireld, Dier e Reguilón in difesa, Moussa Sissoko e Højbjerg i due centrocampo, trequartisti Muran, Dombele sono davanti Harry Kane. Squadre speculari, panchina Bale, Vinicius, Lo Celso, Lamela, Sanchez, Davis e Joe Hart, ex Torino. Ho messo la maglia gialla al Tottenham perché veramente, ragazzi, non sapevo cosa dare, perché con la bianca e blu ho pensato che magari potessero esserci dei problemi. E quindi almeno tirati su calzettoni, cioè non fare finta, Timo Werner. E quindi, ragazzi, niente, mi tocca cambiare i comandi e fallo per cosa? Cioè, spiegami, fallo per
per aver preso palla? Per aver preso palla? Comunque, ragazzi, sto portiere qua mi trasmette tutt'altro che fiducia. Non so perché. Son. Bravo. No, via. Oh, Vernento, per averse troppo lunga. Almeno ce la facciamo dalla porta di Lloris. Bella palla. Pulisic! Era un cross. Giuro, ragazzi, ho premuto il quadrato per fare un cross anticipato per provare a fare un gol di testa con Werner o Havertz. Invece l'ha messa in porta Pulisic, c'è anche un gran bel gol. Vantaggio del Chelsea. Qua, colto alla sprovvista, Lloris probabilmente si aspettava sicuramente un tocco sotto o una sbombata. Vabbè, 1-0 per il Chelsea. Direi meritato. Anche se è arrivato in maniera un po' strana, vabbè. Buona questa palla per Havertz! Fuori! No, ragazzi. Non me lo sei mai aspettato. Werner, la perdita si recupera. Timo Werner. 2-0. In sostanza, l'avrei potuta controllare meglio, ma va bene così. Ingenuità ancora di là del Viral, che tra prima e adesso non ne ha azzeccata una, un po' come Manolas nell'episodio precedente, quello di dove ho ordinato le pizze giocando a foot. Per chi non l'avesse visto, link in descrizione. Lucas Moura, bravissimo, chiuso la Chilwell in maniera veramente well. Havertz. Puli. Zic! Oh mio Dio! Mi sto divertendo. Vabbè, contarci più. Ok, per ora, episodio che si sta mettendo in maniera un po' migliore rispetto a quello scorso, visto lo score, visto comunque siamo a una sconfitta immeritata e due vittorie. Di fronte a un pareggio sofferto, una vittoria meritatina e una sconfitta meritata dello scorso episodio. Ma a parte quello, vabbè, abbiamo perso in sostanza tra le tre la partita più importante, quello non lo posso negare. Però ragazzi, è andata così oggi e si raccolgono i frutti tranquillamente. Bel tiro di Son. Sì, Son. Palla fuori. Avvia in velocità Pulisic. Pulisic, autore di due gol veramente belli. Vai, gira, sterza. Werner, Havertz, voglio il gol di Havertz che non arriva. Jorginho. Perché non riesco mai a crossare sulla testa dei miei compagni? Perché? Questo non è fallo? Ok, ne approfittiamo. No, dai, mi stai mettendo per il culo. Vabbè, che ormai il risultato è sostanza al sicuro, però me lo potevi anche far fare, dato che il 90% che ho fatto erano cose positive. Prateria per Pulisic. Ma perché questi inserimenti online non me li fate mai? Perché non li fate mai questi inserimenti? Perché contro la CPU mi fai queste cose qua? E quando sono questi contropiedi poetici, e quando invece gioco online, che è un po' più importante magari, mi fai nettamente cacare? Me lo spieghi per favore? Cioè, sto ancora cercando di capirlo. Va profonda per Lo Celso. Fuori, non ci credo. C'è tre aspiri qua per James, dai. Pulisic. Guarda Havertz, ma perché la crosso? Perché la crosso?
Werner lancia Pulisic. Quel gol di Ziyech. Voglio il gol di Ziyech. Voglio il gol di Ziyech. Ok, due di recupero. Di fatto, secondo me, anche fin troppo assurdo. Possibile, boh, la vedo dura, però avrei sicuramente potuto fare tantissimi altri gol, ma ho cercato appunto di fare gol assurdi, giusto da concedermi, ma gol normali, ragazzi, ho deciso di fermarmi. Detto questo, ragazzi, partita anche questa dominata, noi ci vediamo, mi auguro, spero di riuscire a fare un video simile, giocando anche Milan-Fiorentina, che insomma è piatto caldo di questa prima settimana di Serie A. Poi c'è anche soprattutto Napoli-Roma, che è una partita piuttosto importante. E niente, ragazzi, io vi saluto, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, vado a farmi una bella dormita perché sono veramente stanco, e a presto. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.